Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati. Settimana veramente, insomma, calda. Finalmente è arrivato il caldo e ci siamo tolti questa pioggia che ci rendeva tutti infelici. Quindi scoppia la vera primavera, anzi quasi quasi estate, e adesso ci lamentiamo del caldo. Sei vestito da inverno, Orgesi? Eh no, perché buonasera. Io ce li reduci. Ma adesso è scoppiato l'estate, dai, dovremmo finalmente, essere contenti. Finalmente, sono passati da 10 gradi a 35, direi. Finito il Giro d'Italia, adesso insomma, non abbiamo più problemi. Di no, neve, abbiamo... di muri. Niente, non ci sono muri. Abbiamo una bella ospite stasera. Sì, che arriva da tanto lontano. Sì. La Chiara Ciuffini, grazie per essere con noi, Chiara. Grazie a voi. Tu arrivi dall'Aquila. Sì, dall'Abruzzo. Dall'Abruzzo. Beh, insomma, Marche, Abruzzo. A me mi viene in mente Vito Taccone, che l'hanno nominato poi dopo, alla fine, finalmente in Rai, il Camoscio. Una parte della storia del ciclismo. Sì. Anche perché ce ne avete avuti pochi. Se poi non li nomino nemmeno quei pochi, continuiamo sempre a nominare i soliti e non va neanche tanto bene. Bene, io sono contento che tanto tu sei qua, perché hai intanto una squadra, la Isolmant Specialized, che noi siamo contenti di citarli, anche perché insomma queste biciclette sono fantastiche, vero o no? Sì, sono dei veri gioielli e devo dire che noi siamo dei privilegiati a poter gareggiare, ma anche ad allenarci con queste splendide... Ma avete anche il compito di criticare? Assolutamente, la sincerità è la prima cosa, però io... Ma guarda che hai detto una cosa molto importante, sai Chiara? Bisogna avere anche, bisogna meritarsela la verità, lo sai, anche tra coppie, sì. Però se un'azienda parte con questo preciso intento, vuol dire che è un'azienda che vuole tanto crescere, non c'è ipocrisie, non ha pregiudizi. Sì, la crescita viene appunto dalle critiche, da chi tutti i giorni... cavalca questi gioielli, è così. Lo so, così però, cara mia, non è sempre così. Io ti posso assicurare, forse la Ilenia lo sa, che ci sono aziende italiane che se tu esti qualsiasi prodotto e dici guarda che ha un problema, si infastidiscono. È vero o non è vero? Questo ci sta in Italia, ma non bisogna essere, però purtroppo è così. Così. È vero. Bisogna essere onesti, la cosa non va e possiamo migliorare. Anche perché se solo provandole le cose si vedono se vanno o non vanno. E paese, poi bisogna saperle fare provare a chi, gente che sa. Se farla provare a me, mi va bene tutto. Insomma. Insomma, mi puoi dare anche un cancello. Però la storia di Chiara Ciuffini a me piace molto. Perché tu, come Roglic, e poi lo affronteremo questo discorso, hai avuto un incidente, un infortunio, sei caduta da cavallo, ti sei rotta il malleolo, se non chissà quanto male, povera. E poi cosa ti ha detto il fisioterapista? Mi ha detto se vuoi magari mantenere un po' il tono muscolare, dato che a me piaceva correre in montagna, mi disse per mantenere il tono, la caviglia è debole, prova la bicicletta. E da lì io poi sono salita una volta e non l'ho più mollata. Ma dicevi che hai comprato una bicicletta che era un cancello. Sì, la pagai 500 euro nuova, era... una di quelle appunto buone per farci i cancelli, però quando c'è passione va bene qualsiasi cosa. E poi sei stata stregata come Roglic, perché più o meno Roglic si era sfacellato, voglio dire, anche questa storia che è passata poco, ma adesso la racconteremo. Sì, poi ho iniziato a pedalare in un periodo anche difficile, perché era il periodo post sisma dell'Aquila, quindi io ho buttato tra virgolette nella bicicletta tutte le speranze per il futuro, tutte le speranze di gioia, comunque di continuare a passare giornate spensierate. Insieme alla bicicletta riusciva tutto meglio. Guarda quante emozioni che mi stai dando, il terremoto, poi parleremo, la bicicletta che sana.
questa bicicletta. Abbiamo sempre detto, no, che la bicicletta è una stanza molto grande dove i pensieri magari delle volte si dissolvono. È vero, quindi... è vero. Guarda Elenia, io mando uno speciale, noi siamo stati al Giro d'Italia a Santa Maria di Sala perché abbiamo voluto andare a vedere la vera notizia di questa giornata, che era la notizia, secondo il mio punto di vista, di un Emanuele Dotto che è andato in pensione, io lo conosco perché ho più di 60 anni giustamente e mi ricordo tutto il calcio minuto per minuto con Luzzi, con tutti i più grandi, milioni di gente ascolta la radio, insieme a Silvio Martinello hanno fatto, secondo il mio punto di vista, il botto, nel senso che hanno portato a conoscenza quest'uomo che è diventato influencer a sua insaputa, ma con la grande saggezza e la cultura che ha esportato, e abbiamo raccontato un po' con le vecchie glorie quello che è anche la Marcord di questa tappa, e insomma godetevela perché è veramente una bellissima clip targata Gianni Dal Santo. Io corro perennemente tutto l'anno, facciamo il campionato in Sardegna, marathon, XC, dunque rimaniamo preparati tutto l'anno, ci alleniamo quasi tutti i giorni. Forse i portaggi sono quelli più impegnativi, le discese sono molto impegnative, sono quelle molto pietrose e scivolose. Simone Fraccaro, GSG, siamo venuti per te perché hai organizzato insieme a Mario Beccia questa scampagnata tra amici e tutti quanti attraversare quell'arrivo che vi ha visto i protagonisti tanti anni fa. Se diciamo che ogni anno noi cerchiamo di organizzare un qualcosa su una tappa del Giro d'Italia tramite gli amici della Fantic, che ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo già trovato tutto organizzato. È tutto andato per il verso giusto alla fine, ci siamo divertiti un'altra volta. Che emozione è? Beh, essere sotto l'arrivo del Giro d'Italia è un ricordare momenti di gioventù. Ma quando facevate questa scampagnata nelle strade del Giro, vi raccontavate qualche aneddoto, qualche scherzo passato? Beh, ma adesso ricordare, non so, ma ce n'era ogni giorno uno, ce n'era talmente tante di cose. Perché Giro d'Italia è una manifestazione dove ci sono percorsi che cambiano tutti i giorni, ogni momento è diverso, non c'è un momento che assomiglia a un altro, perciò c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere, non è una vita monotona. Non è una vita monotona, e poi mi viene in mente che in certe tappe c'è anche il momento in cui i corridori tra di loro possono approfondire la loro conoscenza, possono parlare. Sì, ci sono momenti di nervosismo. Poi ci sono momenti di relax perché ci sono tappe come quella di oggi dove si va abbastanza tranquilli e lì ci si parla, ci si capisce, si cerca di capire qual è la squadra più pericolosa, quali sono le chance per poter vincere e naturalmente avendo l'età che va dai 20 ai 30 normalmente scherzi in continuazione, perciò anche cose divertenti. Io ti ringrazio per quello che hai fatto. Grazie a voi che siete venuti a trovarci.
Francesco, insomma, oggi Giro d'Italia, ma vogliamo parlare della Top Dolomite, dove oramai sei l'uomo immagine. A settembre sarai là in capofila. Beh, partirò quantomeno, dopo farò con la corta, io non le gran fondo, quando le faccio sempre con le corte. Mi è successo una volta in Toscana che dico io faccio quella corta, quando è stata ora di girare mi sono trovato solo e ho proseguito da solo, poi ho trovato per strada un ciclomotore, siamo andati da Rio. Ma perché dietro hai lasciato il vuoto? No, perché gli altri sono tutti campioni, vogliono fare quella lunga. Io. Ma questa è la tipicità delle Gran Fondo, però Gran Fondo Top Dolomite vuol dire qualcosa di importante, Trentino, vuol dire tanti paesaggi, hanno saputo fare un bel lavoro. Siamo a Campiglio, in uno dei posti più belli delle Dolomiti, e lì ci sarebbe la possibilità di invece che chiamarla Giro delle Dolomiti, Giro del Brenta, perché c'è la possibilità anche di fare il Giro del Brenta col tempo. Qual è il fascino che ti costringe, tra virgolette, ad essere sempre, o meglio, tra i campioni del ciclismo più amati di tutti? Ancora oggi sei come Nibali. È la verità, dai Francesco, no, non facciamo i falsi ipocriti, è la verità. No, ma a parte che io sto sempre in mezzo alla gente, sono sempre alle corse, vado in giro a feste, cose, perciò ho sempre ancora contatti continui col pubblico e soprattutto con gli appassionati di questo. Poi vado anche sempre in bici e questo credo che contribuisca. Poi penso che le persone, i corridori, i campioni, i calciatori, tutti vengano ricordati per quello che hanno fatto. Oggi non è più il tuo ciclismo? Beh, oggi è cambiato il mondo e di conseguenza è cambiato anche il ciclismo. Giovanni Danieli, allora, Top Dolomite, parliamoci chiaro, il Giro d'Italia è una occasione per farsi vedere e per affascinare quello che secondo il mio punto di vista sta diventando una tra le Gran Fondo, diciamo, più affascinanti d'Italia, quindi a settembre. Sì, speriamo di sì, potrebbe diventare, il territorio ovviamente è fantastico, stiamo parlando dei Dolomiti del Brenta, partiamo da Madonna di Campiglio, scendiamo fino al Lago di Garda e risaliamo a Madonna di Campiglio. Insomma, abbiamo avuto una prima edizione anche sopra le aspettative, ovviamente la località ci dà una grande mano, però abbiamo lavorato tanto mettendo davanti la sicurezza, la prima edizione è stata anche un po' svantaggiata dal tempo, ma li abbiamo portati a casa tutti, erano quasi 1000 e quindi quest'anno raddoppiamo. La copertina, rimane nella memoria la puntata che abbiamo fatto con il massiccio del Brenta alle spalle, sì. Cos'è rimasto di quella puntata nella vostra memoria? Beh, se ce l'hai me la rimando in onda. E poi soprattutto devo ringraziare Francesco Moser, che è Official Ambassador, sta facendo anche lui un lavoro con entusiasmo, proprio mettendoci la faccia, partirà con i nostri concorrenti, adesso andiamo a fare con te la ricognizione del percorso, così sarà proprio lui, Francesco, a dare un po' dei consigli. Stiamo crescendo anche come sponsor, come visibilità e siamo a tutta. Dopo di te c'è lo spot, ma dammi il giorno dell'evento. Allora, il comitato organizzatore con me, presidente Alberto Lorora, vicepresidente Chiara Lazzara, Tullio Serafini, presidente di APT, e tutto, vi invitano il 6, il 7 e l'8 settembre a Madonna di Campiglio. Gli alberghi sono bellissimi, scrivete a segreteria@topdolomitesgranfondo.it e abbiamo anche tutta un'organizzazione per l'accommodation. Una delle cose più belle e fantastiche, siccome le notizie in questa trasmissione me le pago da solo, ho capito una cosa nella vita, che bisogna dare la notizia vera di questo Giro d'Italia, indipendentemente dai grandi interpreti, Roglic, quello che può essere Nibali, insomma. Però la cosa certa è che anche in epoca di social, uno come Emanuele Dotto riesce ad affascinare i giovani, coloro che sono influenzati dagli influencer.
Con cosa? Con delle pillole che non sono di saggezza, ma sono evidentemente di esperienza. Quando lei parla del banco del mutuo del soccorso, dell'Oden o del cappottino, dà sempre delle storie che incuriosiscono. Guardi, mi dispiace dirle questa cosa, non siamo coetanei, è un po' che i giovani di oggi hanno bisogno del nonno, eh? I giovani hanno bisogno del nonno, mentre Martinello si occupa delle giovani, quindi abbiamo due campi sostanzialmente diversi. Però sono lieto di aver approfondito la conoscenza con un grande campione che è anche una grande persona. Tecnicamente preparatissimo, un italiano perfetto e fluente, perché ha fatto il liceo classico, gli studi classici anche nel ciclismo si notano, non è più tempo di ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno, e direi che Silvio Martinello per me rappresenta il top. Quindi avrei voluto essere Villa per stare con Martinello. Sono soltanto dotto, ma mi va bene lo stesso, perché questa esperienza è stata una delle cose più positive nei miei 20 anni di Giro d'Italia. Andrò in pensione fra pochi giorni, ma questa la ricorderò con grande affetto, un campione del mondo, una grande persona. Io ho due grandi amici che sono stati campioni del mondo, Marco Tardelli e Silvio Martinello, quindi dormo fra due guanciali. Tu sei dotto di nome e io sono dotto perché li ho visti, Martinello e Villa. Però Silvio, dopo diciamoci le cose come stanno, insomma il bruciore senza tanta, senza, come si dice, senza tanto olio, no? Io credo che tu abbia avuto un'esperienza che neanche ti rendevi conto. Allora, devo dirti una cosa, intanto ringrazio Emanuele per le belle parole, devo dirti una cosa, io mi sono approcciato a questa esperienza chiaramente con un po' di, insomma, tu hai parlato di bruciore, direi che il bruciore è durato qualche ora, dopodiché è giusto voltare pagina, sono approcciato con un po', diciamo così, sì, andiamo a fare questa esperienza, invece devo dirti, intanto sta transitando la carovana che è abbastanza rumorosa, devo dirti che oltre a divertirmi molto, ma anche professionalmente ho imparato molto e quindi sono felicissimo di averla fatta e mi auguro che ce ne possa essere un'altra, non lo so, che ci possa essere qualcos'altro, non so cosa, ora non so, fino al 2 giugno ci arriviamo, poi non so, però mi sono divertito e ho imparato molto e devo dire Emanuele, beh, insomma è inutile che, ma è tutta una squadra veramente straordinaria, pochi ma buoni lavoratori appassionati e che cercano di trasmettere le loro emozioni agli ascoltatori. Ci siete riusciti alla grande. Emanuele, l'ultima domanda che le voglio fare è quella, no? La radio e il commentatore della radio, non vado a dire quanti mondiali, quante olimpiadi lei ha fatto. Io nelle vostre dirette, che non me ne sono perso neanche uno, devo dire la verità, citavo Luzzi perché andavo a mangiare con lui in mensa Rai ed era uno che non sputava sul piatto dove mangiava, e andavo a mangiare con la volontà e l'appetito dei bambini, un uomo eccezionale. Sì, una persona per bene, una grande persona alla quale devo molto, un grande giornalista, anche se sembrava così una macchietta, invece era molto profondo, è molto profondo perché vive ancora ed è più che mai brillante ed è più che mai sulla breccia. Mi spiace Nicola che tu mi dia del lei come se fossi ormai un vecchio arnese in fase di demolizione, almeno sino al 21 giugno dammi del tu. No, ma è quella cosa di rispetto. Io vado in boutique, ho 61 anni, mi trovo una ragazzina e mi dice ciao, a me dà un po' fastidio. No, a me chiede soltanto di dov'è l'indirizzo dell'ufficio postale, si ferma lì. Per le scarpe, Silvio. Per le scarpe, sì, beh, insomma, ho imparato delle cose, ma poi lui ti ha chiesto di essere meno formale, di dargli del tu, però tu hai parlato di rispetto, giustamente, Emanuele è una persona rispettosa ed educatissima. Tra l'altro una delle sue massime, ho imparato, educazione, che ha citato e che cita spesso Vujadin Boskov, certo, uno dei suoi grandi maestri di vita, se mi posso permettere, gentilezza costa niente, compra tutto. Questa insomma è una frase dove ci sta tutto, lui è gentile anche con chi inizialmente magari non lo è. Beh, una cosa forse di Vujadin Boskov, rigore è quando arbitro fischia. Non solo quella, quando Invernizzi giocava molto indietro, dice ma perché gioca così indietro? Soldato che fugge buono per altra battaglia. Ciao.
Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Concludiamo la pagina del Giro d'Italia, anche perché un'appendice c'è stata. Il giorno dopo siamo stati da Gian Pieretti, il quale ha confezionato la sigla di questo Giro d'Italia. Noi non ce la siamo tirata, però io l'avevamo in anteprima. L'abbiamo vista in anteprima, grazie a questa amicizia. Ma state con noi, perché con l'UC 2000 faremo altre cose con Dante Pieretti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi è piaciuta collegare questa ultima pagina del Giro Rosa e diamo l'appuntamento prossimo. No, beh, ma aspetta. Sì. Tutti ne parlano, tu non vuoi dirmi di cosa, come è stato per te questo Giro d'Italia? Ma se uno chiede anche la Ciuffini. E allora, se volete, senza peli sulla lingua, no, senza peli sulla lingua, ti dico quello che penso veramente. Dico che questo Giro d'Italia mi ha affascinato, la pagina di Martinello condotto, perché hanno fatto qualcosa di diverso, e quindi 10. Mi è piaciuto un po' meno i commentatori tecnici, che poi sono commentatori, diciamo così, passionali, umorali, che non hanno ben descritto dall'inizio, creando un po' troppa animosità e costringendo anche Nibali a fare quel tipo di gesto che a me non è piaciuto. Non hanno saputo raccontare la storia di Roglic come era giusto raccontarla, un po' come stiamo raccontando la Ciuffini, perché nel ciclismo c'è una cosa che discrimina rispetto agli altri sport, che è l'umanità, perché dove c'è sofferenza c'è coesione. Ne parleremo poi dopo anche con te, Chiara, perché è sempre la sofferenza ci rende tutti uguali, e quindi questa è una cosa che alcuni si sono, diciamo, ingigantiti con le loro grandi frasi, e parlo proprio del commentatore tecnico che dava il là insieme ad Andrea De Luca, e che sì, col buonismo di tutto, però ha ridicolizzato un po', secondo me, i corridori, e non va bene. Non va bene anche perché Roglic ha una storia particolarmente bella, è un ragazzo assolutamente l'anti-robot, perché ha passioni vere, e grazie alla bicicletta ha trovato un'altra occasione di vita che non è facile, per cui mi è piaciuta poco. E qua mi ricollego a te, cara Chiara Ciuffini, perché tu hai avuto le tue disgrazie, ne sei venuta fuori, poi avete avuto un terremoto della Madonna, perché quel terremoto, penso che le case si potranno anche rifare, e credo che il governo italiano in questi anni abbia fatto bene. No, tante polemiche, però mi dicevi che l'80% delle case sono state rimesse un po' a posto, 80.000 persone erano gli sfollati. Sì. Ma quello che è la ferita dentro, io penso che quando tu mi dicevi passa un camion, pigli paura ancora adesso. Sì, quelle sono cose che mi rimarranno dentro sempre, e che comunque hanno cambiato me, hanno cambiato tutti gli abitanti dell'Aquila e di tutti i suoi comuni. Tutte 80.000 persone ci siamo ritrovate nel giro di 30 secondi a non sapere cosa sarebbe successo domani. Io mi ricordo di essere andata a dormire con un progetto per il giorno successivo, che il mio era andare in bicicletta con una mia amica, tra virgolette, e mi sono svegliata nell'incertezza di sapere dove andare a dormire, dove andare a mangiare, dove erano i miei amici, i miei familiari. Una volta, ed è successo in diverse occasioni, io una frase che ho sempre tenuto nel mio cuore è stata questa, che uno ha detto, la drammaticità del terremoto ci ha costretti a stare tutti quanti su un grande capannone, e abbiamo rincontrato persone che prima all'Aquila erano 20-25 anni che non ci vedevamo, benché abitassimo a 150 metri, però era un altro rione, era un'altra casa, e si sono ritrovati. Sono ritrovati bianchi, scuri, tutto. La sofferenza, secondo te, come ha cambiato il tuo modo di porti anche negli altri? Ma c'è stata sicuramente la consapevolezza che colui che magari incontravi e salutavi a stento, che magari avevi dei pregiudizi, è uguale a te. Cioè, siamo tutti figli dello stesso cielo, ci ritroviamo tutti nella stessa tenda, tutti a mangiare le stesse cose fatte dalla Protezione Civile, tutti ad andare nei stessi bagni, e tutti uguali, con un pantalone che sei riuscito a strappare da casa e con il pigiama, a piedi scalzi, siamo tutti uguali. Poi alla fine la verità è questa. Dopo era un problema un pantalone diverso o meno, non so, la camicia fighetta piuttosto che un cellulare un po' più all'avanguardia, non lo so. No, un'altra consapevolezza è proprio quella. Si può vivere con una canottiera, un paio di mutande, un paio di calzini. Poi il resto è tutto un di più
che purtroppo noi giornalmente pensiamo di non poterne fare a meno. Invece c'è la consapevolezza che basta poco. Basta proprio poco, basta essere un po' bambini. 25esimo trofeo al Cile De Gasperi, ricorre il 2 giugno, festa della nostra patria, che è la carta costituzionale più bella del mondo. Insomma, al Cile De Gasperi. Via la clip. Sessantacinquesimo trofeo Alcide De Gasperi, 65 anni di storia per consacrare i 73 anni della nostra Costituzione. Trofeo Alcide De Gasperi vuol dire Unione Sportiva Aurora Trento e Unione Sportiva Angarano. Queste due società oramai sono tantissimi anni che a staffetta organizzano questa bellissima gara dedicata agli elite, agli under 23. Diciamo che i suoi fasti veramente si possono raccontare negli anni. Tantissime le squadre che sono intervenute in questa bellissima gara, anche da oltre confine. Intanto vediamo i passaggi che stanno completando i corridori nell'avvicinamento, in pratica sulle uniche asperità che sono le quattro volte il percorso della Rosina, ma abbiamo Lubiana, la Zalf, la Dimension Data, poi BS Carrera, General Store, la Zalf Euromobili Fior, poi abbiamo ancora l'Iseo Grime, poi General Store SGB, Northwell, Coffee Lock, Velo Racing, Pallazzago. Queste sono un po' le squadre, come il Mendrisio, insomma tantissimi corridori che dovranno affrontare durante la Val Sugana 160 km per compiere questo ultimo sforzo del 65esimo trofeo Alcide De Gasperi. Un'ottima organizzazione, d'altronde navigatissimi questi organizzatori, mentre passano tra le bellezze della Val Sugana. Prima abbiamo visto Cismonde e Grappa, poi vedremo ancora, poi vicino Bastagna, insomma tanta storia in questo canyon, in questo canalone che per tanti anni abbiamo raccontato con il Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Questi sono atleti che chiaramente si affacciano nel panorama professionistico, noi glielo auguriamo. Intanto vediamo la stazione di Cismonde e Grappa, dove accoglie i primi fuggitivi di giornata. Insomma tanta scaramucce, cercano di andare via in fuga per poi sorprenderli, approfittando dei quattro, delle uniche quattro asperità che comprenderanno la salita della Rosina. Ricordiamo anche la chiesetta dedicata proprio ai ciclisti, e abbiamo un bel quartetto con il Frigo, Brown e Belia, poi man mano ci sono tutti gli altri, con Nicola Rinaldi, Smarzaro, che è un volto noto della General Store SGB. Smarzaro che, insomma, l'abbiamo visto tante volte con il ciclocross, ha deciso di sospendere la pratica, la disciplina ciclocrossistica per dedicarsi alla strada. Vediamo i suoi frutti, comunque ci sono, è sempre uno tra i piazzati, e quindi auguri al nostro ex, ma speriamo tra poco di nuovo ciclocrossista. Questa è l'ultima delle quattro asperità che vedono coinvolti questo quartetto in fuga per andare a raccogliere e cogliere la vittoria di questa celeberrima gara. 65esimo trofeo al Cile De Gasperi vuol dire tanta roba, uno su tutti, e l'ha vinta anche un certo Savoldelli. Una discesa lunga, ripidissima, molto, diciamo, pedalabile, non rischiosissima, però bisogna sempre porre attenzione dove porta in pratica, sulla zona ovest di Bassano del Grappa, per poi andare a fare un piccolo circuito nella zona traguardo, in Viale dei Martiri. Quindi un piccolo circuito di 5 km perché poi si possa battezzare la ruota che vincerà questa edizione dell'Alcide De Gasperi. Vediamo Frigo, ex corridore del Veloce Club Bassano, quindi ex allievo, che adesso veste i panni della Zalf Euromobile Desiré, e in tutto il quartetto li vediamo lì belli
tranquilli che cercano di andare d'accordo, pare quasi un quartetto a cronometro, e ci sono il Frigo, Brown e poi dopo mi pare Di Felice. Insomma, sono tutti quanti là, curva a sinistra, tra poco entreremo nella zona calda, nella zona della cittadina di Bassano del Grappa che accoglie questa bellissima gara, ricordiamo medaglia d'oro anche Bassano del Grappa, insomma tanta storia, una città millenaria, veramente bellissima, che caldeggio sempre, venite a visitarla perché è una delle più belle cittadine ricche di storia d'Italia. Vediamo il primo passaggio dei corridori, questo quartetto stanno andando veramente molto ma molto d'accordo e quindi pensiamo che saranno coloro che arrivano, perché hanno già un vantaggio di circa 1 minuto e 40 secondi dopo il passaggio della Rosina. Vediamo che tirano veramente alla morte come se non ci fosse un domani. Intanto li vediamo già sulla parte di ritorno per andare a fare questo piccolo circuito cittadino di 5 km per andare di nuovo sul ponte nuovo di Bassano, che si affaccia sul ponte vecchio, un ponte vecchio che lo stanno proprio, diciamo così, riorganizzando, lo stanno rimettendo a posto, c'è un grande restauro, lo hanno messo in piedi, il grande vecchio di Bassano del Grappa, lo vediamo dalle immagini, e quindi diciamo così il logo simbolo di Bassano del Grappa. Qua in pratica dove c'è l'assessorato allo sport, la piazzetta dedicata proprio ai martiri del nazifascismo, quanta gente comincia ad arrivare in Viale dei Martiri per andare a cogliere i due residuati, coloro che si sono staccati approfittando anche di una caduta, e va a vincere proprio Benjamin Hill della Lubiana Gusto Xaurum, una squadra slovena, lui è un australiano. Frigo Marco al secondo posto della Zalf Euromobil Desiree, poi segue Brown Connor, Bellia, Di Felice, Landi, Rinaldi, Smarzaro all'ottavo posto, Favero e Massaro chiudono la top 10 di questa bellissima gara. Vediamo la neo sindaco, la signora Pavan di Bassano del Grappa, che così testimonia con la vestizione del tricolore, ed è credo forse la prima uscita importante, diciamo così, sportiva, e ci fa piacere di vedere la sindaca che viene proprio a depositare lei, anzi a portare lei gli onori del comune. Vediamo un bellissimo replay con il Benjamin. Questo è il podio, e quindi podio importante, il Frigo Brown, sicuramente professionisti. Stacchiamo un attimo per dare chiaramente quello che è l'avvenimento di domani. Raccomando a tutti gli sportivi di andare a Fiorenzuola, quindi già da domani, la 6 giorni delle rose. Che dire, è una manifestazione importantissima, l'unica, perché una volta c'era Bassano del Grappa, poi Bassano del Grappa ha mollato, insomma, ha cominciato a fare un po' di trasere, cose così, ma Claudio Santi ha sicuramente il titolo di essere colui che porta la unica 6 giorni ciclistica internazionale d'estate e all'aperto. Quindi un in bocca al lupo a lui, un in bocca al lupo a tutti i corridori. Abbiamo prima visto proprio Lamont, che anche quest'anno parteciperà. Quindi sport, spettacolo, tutti quanti andate sicuramente a Fiorenzuola, mitico velodromo, con la regia sapiente oramai di tanti anni di Claudio Santi.
Ben entrati amici di Scratch, bella anche questa, è andata Coppa del Mondo Carilenia. Sì, tappa di downhill, la seconda, quindi sarà interessante vedere appunto com'è la situazione. Fort William, bellissimo percorso, andiamo con la clip. Ma ho visto la notizia, Van der Poel che forse gareggerà il Tour de France insieme a un grande... Sono dei rumors, però Mathieu Van Der Poel ha sempre dichiarato di voler fare la classifica di Coppa, adesso è leader in Coppa, l'abbiamo visto la settimana scorsa, quindi È diciamo bello che un nome il Tour de France però cade in un momento un po' strano, perché ricordiamoci che poi c'è il mondiale a Mont-Saint-Anne di mountain bike. No, ma qua spendono il nome di un biker per rendere affascinante. Ma non è un biker, Mathieu. È tutto Mathieu. Sei appassionato di Mathieu, ti si illuminano gli occhi. Dai, andiamo avanti alla clip. Via la clip. Dopo una parentesi dedicata al cross country con la tappa di Albstadt e Nove Mestona Morave, la grande Coppa del Mondo di mountain bike si dedica alla discesa con la seconda prova a Fort William, Gran Bretagna. Questi gli highlights, gli short highlights dedicati alla gara degli uomini con l'Henri Verger, Santa Cruz Syndicate che chiuderà in terza posizione il percorso, quello classico di Fort William, con un tracciato relativamente asciutto per la gara uomini con anche uno spiraglio di sole. Verger chiude in terza posizione, in seconda posizione vediamo scendere Troy Brosnan, Canyon Factory Downhill Team. La coppa ovviamente si è aperta a Maribor, questa è la seconda tappa, quindi classifiche completamente aperte, sarà lunga fino alla fine di questa stagione e sarà interessante anche vedere le lotte interne tra i vari protagonisti. Troy Brosnan, Canyon Factory Downhill Team, chiude in seconda posizione, mentre va a vincere, lo vediamo adesso scendere dal cancelletto, Omori Pierron, eccolo qua, Comensa al Val Nord, grande protagonista della stagione lo scorso anno, un po' sfortunato e nella prima tappa di Maribor si rifà alla grande qui, si rifà alla grande a Fort William, a casa dei britannici, e va a vincere appunto questa tappa, lui francese, anche per colei che è fuori da un bel pezzo dal circo mondiale, vale a dire Miriam Nicole, ancora fermata dall'incidente, e quindi la sua dedica andrà proprio a Miriam Nicole. Sentiamo Omori Pierron. Tornare così è davvero fantastico, bei ricordi, mi sentivo bene nel tracciato, sentivo la bici, sono così felice, dedico questa vittoria a Miriam perché speriamo che torni presto a gareggiare. Questo è il podio con Omori Pierron, Troy Brosnan, Henri Verger, il Finn e Danny Hart in quinta posizione. Andiamo con gli highlights delle donne, terzo posto per la giovanissima Nina Hoffman. Le donne che vedono l'assenza di Tanissi Grave, infortunata, manca anche, l'abbiamo detto, Miriam Nicole, quindi una classifica che dà spazio anche alle giovani leve. Nina Hoffman chiude in terza posizione, la tedesca, quindi in seconda, eccola qui, la grande lotta tra le due, tra Tracy Hanna e Rachel Ettleton. Tracy Hanna della Polygon, l'australiana, chiude in seconda posizione. Le donne hanno corso anche con pioggia e con un tracciato molto molto più umido e più bagnato degli uomini. Tresiana quindi va a chiudere in seconda posizione, quello qua l'ultimo drop per lei, non c'è la soddisfazione appunto di vincere questa prova. Va a vincere qui a Fort William, lo ricordiamo, sono gli highlights short, quindi andiamo abbastanza veloci. La regina, colei che corre quest'anno tra l'altro con le sue bici, con il suo nome, Rachel Ettleton della Ettleton Bikes, che vince praticamente in casa, quindi una britannica in cima in questa tappa di Fort William. Rachel Ettleton che ha praticamente dominato con quasi 2 secondi di vantaggio nei confronti di Tracy Hanna, una manche molto pulita la sua, quindi Rachel Ettleton vince
a Fort William. Andiamo a sentire la sua intervista ai microfoni di Red Bull. È stata una lotta fantastica contro essi. Vincere qui a casa mia ha un appeal diverso per me. Ho lavorato tutto l'inverno per cercare di essere in forma per questa Coppa del Mondo. Vincere a Fort William con la mia bici, con la bici con il mio nome da campionessa del mondo è un momento unico, è un momento unico che resterà nella mia mente per sempre. E con il podio, con Rachel Elterton, Tracy Hanna, Nina Hoffman, Marin Cabirù e Veronica Wittmann, la nostra italiana, andiamo a chiudere, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Siamo tutti alla Top Dolomite il 7 e 8 settembre. Ben entrati amici di Screcce, una radiante Ilenia Lazzaro che si illuminano gli occhi quando parla di Van der Poel. Vabbè, gli tocca Van der Gesi e tanto contenti. Va bene. Poi cara la mia Chiara, sì, non li dimostro i miei anni, vero? Assolutamente no. Tu devi venire qua sempre, hai capito? Di morale, ci va. Abbiamo parlato prima, ma i tuoi progetti quali sono? Perché mi pare che tu sia una privilegiata, Chiara. Se uno si allena molto, sei, diciamo così, tra virgolette, quasi una professionista. Sì, ho la fortuna di avere una squadra che mi sostiene e che di avere specialized in... Che mi sostiene anch'essa, e sono privilegiata, è vero, sono privilegiata perché posso ancora sognare. E ho conosciuto la bici tardi, purtroppo o per fortuna non lo so, però mi sta dando tanto e io non voglio smettere appunto di provarci e di sognare magari a raggiungere quelli che sono gli obiettivi di un amatore, cioè certo, sempre nei limiti delle nostre categorie. Però noi andiamo a dormire con dei sogni come ce l'hanno i bambini quando prendono la loro prima bicicletta. Mamma, io guarda, quando parlano, una persona che parla come te, lei sa che sono un tenerone, io ti riempirei di baci perché dici delle cose che a me piacciono da morire. Settimana scorsa abbiamo iniziato con il Paese delle Fiabe in questa trasmissione, sì, perché guai se tu togli i sogni, hai tolto veramente la possibilità di poterli realizzare, e se ci sono stati grandi uomini perché hanno saputo sognare e fare, sì, grandi sogni, ma non hai rubato nulla, a volte la vita dà e a volte toglie, a te ha tolto e poi ti ha dato, e quindi credo che questa sia una bella novella, un bel sogno che si realizza. Assolutamente, sì. Quindi sono molto contento. Cara Ilenia, Giro d'Italia amatori, tanto per parlare di amatori, abbiamo sentito prima in chiusura Mosè che alcuni fanno i giri lunghi, sono tutti fenomeni, è vero, alcuni hanno la fortuna di poter essere all'apice della loro condizione, ma sempre amatori sono, quindi andiamo a vedere questa bella clip. Giri dall'amatore che quest'anno tra l'altro assegnava nell'ultima tappa i campionati italiani di federazione, gli FC, preludio di quello che sarà domenica prossima con la Gran Fondo Alela Merckx, dove ci sarà la prima edizione dei campionati europei. Però, perché ne abbiamo parlato spesso, Rocco Cataneo è anche lui un ciclista come la Partier, quindi oltre ai mondiali master ci saranno per il primo anno i campionati europei qui a Verona. Ed è bello avere anche dei dirigenti che praticano il ciclismo assolutamente amatoriale. Assolutamente sì, tra l'altro news per chi fa l'inverno, sono aperte le iscrizioni per i campionati europei di Silvelle per quanto riguarda i master, quindi anche lì stanno lavorando molto bene per questo appuntamento che sarà, l'Italia diciamo sarà un po' il centro, no? Certo, di questi titoli. Una meraviglia. Fine anno, beh, insomma mi fa molto piacere, quindi diamo via le immagini a questa bella clip targata Christian Bon.
manifestazione amatoriale nata per sostenere il ciclismo giovanile. È la corsa che vanta Gilberto Simoni come testimonial. È la gara che permette di gareggiare e scoprire ogni anno una regione diversa d'Italia. È il Giro d'Italia Amatori, giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. Un'edizione che ha preso il via nel migliore dei modi, in Umbria, a Santa Maria degli Angeli, a un passo da Assisi, patrimonio UNESCO, dove circa 100 amatori hanno preso il via della Corsa Rosa con una tappa a cronometro di 8 km. Quest'anno il Giro d'Italia Amatori è valevole anche come prova friendly dell'Imbici Top Challenge e l'ultima tappa, quella di domenica, sarà valevole come prova unica per l'assegnazione delle maglie di campione italiano Medio Fondo Federazione Ciclistica Italiana. Nutrita è anche la partecipazione di una rappresentativa nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito e dell'Estero con la nazionale maltese. Di rilievo è il sostegno che l'amministrazione comunale di Assisi sta riversando nell'evento, senza dimenticare l'ospitalità della struttura CTF Wellness di Paolo Dionigi, Stefano Roscini e Fabrizio Serena, che è stato il centro nevralgico della prima tappa. Molto importante anche la sicurezza sul tracciato, non solo per la prima tappa, ma per tutte e tre le frazioni dell'edizione 2019, con un tratto di strada che è stato completamente riasfaltato dal comune di Perugia per la gara di domenica. Non è inoltre mancato il calore del pubblico, con gli abitanti in loco che hanno tributato un tifo speciale a bordo strada al passaggio di ogni corridore. Per quanto riguarda la parte agonistica della corsa, il miglior tempo tra i master di prima fascia tra i 19 e i 49 anni è stato Ciro Greco della Posia Team, davanti a Bruno Sanetti, Vigili del Fuoco, Elia Giano, Airone Leo Construction, Michele Scalcabrelli del Team Colussi e Matteo Donati della Bikeland Team Bike 2003. Detentore del miglior crono nella fascia amatoriale 2, ovvero over 50, è Stefano Nicoletti, team Argon 18 Icari Stemax. A seguire Danilo Colarieti, Mauro Bartocci, Walter Basili e Mirko Cetra. Protagoniste in positivo le donne nel segno della maltese Marie-Claire Aquilina, in rappresentanza della sua nazionale, che ha fatto meglio di Chiara Damiani, Elisa Rigon, Marina Lari, Maria Pia Savoca, Lavinia Palazzo, Orietta Tosadori e Vanessa Gentilotti. Al termine della prima frazione, dunque, le maglie rosa sono sulle spalle di Ciro Greco per i fascia 1, Stefano Nicoletti per i fascia 2 e Marie-Claire Aquilina per le donne. Protagonista in positivo della seconda tappa è stato Salvatore Solina dell'Airone Leo Construction, che faceva parte di un drappello di attaccanti partito al primo dei 4 giri in programma. Solina si è presentato tutto solo al traguardo, con una manciata di metri sugli ex compagni di fuga Valerio Garofalo, Elia Giano, Ciro Greco, Dario Perilli e Stefano Nicoletti. A sua volta Nicoletti è stato il migliore della fascia amatoriale 2 over 50 davanti a Salvatore Russo del Bollino Team e Marco Gorietti dell'UC Petrignano. Al femminile, netto dominio di Marina Lari del Team Bike Innovation, che si è messa alle proprie spalle Marie-Claire Aquilina e Chiara Damiani. Due delle tre maglie rosa del Giro d'Italia Amatori sono rimaste sulle spalle di Greco, fascia amatoriale 1 under 50, e Nicoletti, fascia amatoriale 2 over 50, mentre c'è stato un avvicendamento importante tra le donne, con la leadership passata da Aquilina all'Ari.
La sera è grande festa presso lo showroom di Domiziani, con una visita guidata all'interno dell'atelier, con un ricchissimo buffet e la premiazione delle maglie. Il Giro d'Italia Amatori ha vissuto 3 giorni di grande festa in uno speciale doppio appuntamento. Non solo le 3 tappe della Corsa Rosa amatoriale che quest'anno si sono disputate in Umbria, ma anche l'assegnazione delle maglie di campione italiano medio fondo della Federazione Ciclistica Italiana, che sono state assegnate al termine della 3ª e ultima tappa, alla quale hanno potuto partecipare anche coloro che non hanno potuto competere per tutti e 3 i giorni. Di grande rilievo è stato anche il supporto dell'amministrazione locale, in modo particolare grazie ai lavori di rifacimento del manto stradale alla vigilia della corsa. I corridori hanno quindi potuto gareggiare su strade messe in completa sicurezza dal comitato organizzatore, presieduto da Fabio Zappacenere. Partenza e arrivo a Pretola, presso il CVA, grazie alla collaborazione diretta con l'ASD Tevere di Luciano Bracarda e l'Associazione per Pretola di Mimmo Gaetani. Anche altre realtà del territorio perugino hanno dato manforte all'organizzazione generale per tutto il giro, con la Ceramiche Domiziani e la CTF Wellness. La gara si anima con una lunga fuga che vede protagonisti Alessandro Bianchin della Spezzotto Bike Team e Vladimiro D'Ascenzo della Melania OMM Faleria. Su di questi si riportano Moris San Massimo del team Studio Moda e Ciro Greco in maglia rosa. A tagliare dunque il traguardo per primo dopo 88 km di gara è proprio la maglia rosa di Ciro Greco. Nel gruppo degli immediati inseguitori si è classificato al 14° posto Stefano Nicoletti del team Argon 18, che ha consolidato la leadership al Giro d'Italia Amatori nella fascia amatoriale 2 over 50. Al femminile affermazione per Michela Gorini del team Fausto Coppi Fermignano davanti alla maglia rosa del Giro Marina Lari e a Chiara Damiani. In tutte e 3 le frazioni del giro, la società che ha ottenuto il miglior punteggio a livello individuale è stata la Melania OMM Faleria. Nulla cambia dunque per le 3 maglie rosa del giro, mentre i campioni italiani medio fondo Federazione 2019 sono per gli Elite Sport Ciro Greco, Master 1 Matteo Traini, Master 2 Alessandro Bianchin, Master 3 Moris San Massimo, Master 4 Vladimiro D'Ascenzo, Master 5 Marino Marcozzi, Master 6 Walter Basili, Master 7 Franco Abruzzetti, Master 8 Giancarlo Rivaroli, Master Donna 1 Chiara Damiani, Master Donna 2 Michela Gorini. Michela, la maglia di campionessa italiana è sempre un'emozione grandissima, poi quando la si può condividere con una compagna di squadra è ancora più bella. Vale doppio, anzi vale triplo come i 3 colori che rappresenta. Chiara, com'è andata oggi? Diciamo che dai, è andata molto bene, anche perché io ho gareggiato anche per il Giro d'Italia, quindi per oggi era la 3ª gara, è andata molto bene.
Ben ritrovati amici, siamo proprio in chiusura e prima di salutare la mia ospite che io reputo deliziosa, vogliamo ricordare la 100 Forti, la Varone. 100 km dei Forti, appuntamento da venerdì, sabato, domenica con la gara a tappe, si può partecipare anche alla gara singola, quindi si può correre o venerdì solo, certo, o sabato solo o domenica. Domenica ovviamente il gran finale con la 100 km dei Forti e con la 50 km dei Forti. Gara, quindi molto, auguri molto agli organizzatori e alla nostra Daniela Vecchiato che so che ci segue. Io ti do il buon rientro a casa tua in quel dell'Aquila, per quel che serve porta un bacio, e a tutte le persone che conosci digli guardate Canale Italia 84 perché Gesi vi ama tutti, perché vi ho amati dal primo momento che sono venuto all'Aquila, ma pensa, ti parlo degli anni 90, quando organizzavo da poveraccio l'Ambi con il Giro d'Italia delle piste, e mi ricordo veramente grandi personaggi e grandi persone, quindi sono contento di averti avuta qua, cara mia. Contenta io di essere venuta e ringrazio voi di questa opportunità. E io ringrazio Specialized perché sa contornarsi persone che a me piacciono molto, che non hanno l'invidia dentro il cuore, perché chi ha l'invidia dentro il cuore muore prima degli altri e muore male, e quindi vabbè, cazzi, problemi loro. Cara Ilenia. Posso fare un saluto, visto che magari appunto abbiamo tanta gente dall'Abruzzo che ci saluta? E poi dopo volevo scendi giù dalla botola. La Letizia Giardinelli, mia ex compagna di squadra, l'Alessandra Dettore, grandi abruzzesi che hanno portato il nome dell'Abruzzo, e comunque anche l'Alessandra in giro per il mondo per tantissimi anni, quindi un saluto anche a loro perché so che ci seguono. Tu sei l'immagine della pubblicità, quella vera, quella che vale. Quella senza scopo di lucro, e quindi continua ad essere così. Grazie, perché cara Ilenia, insomma, ci caveremo tante soddisfazioni, è vero? Qualche sassolino dalla sera. Ah, qualche sassolone, vabbè, a settimana prossima ragazzi, siamo sempre qua, siamo sempre noi. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.